Vi ricordate cosa disse l'amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon, nel settembre del 2017, quindi circa un anno e mezzo fa? Disse che Bitcoin era una truffa, peggio della bolla dei tulipani. Tra l'altro, all'epoca Bitcoin valeva più o meno quanto vale adesso. Ora, non ci crederete, ma cosa fa adesso JP Morgan? Emette una propria criptovaluta. Questa è la notizia del settembre 2017. Bitcoin è una truffa, questo è Jamie Dimon. E oltretutto disse anche: non è una cosa reale, alla fine sarà chiusa. E disse anche che è peggio dei tulipani, non finirà bene, qualcuno sa per essere ucciso, insomma, non in senso letterale. Le valute hanno il supporto legale, quindi le valute fiat, il Bitcoin no, e quindi esploderà. Tra l'altro, la notizia la riprese anche il Sole 24 Ore, in cui però venne aggiunta un'informazione, ovvero che sì, Diamond condannava Bitcoin, ma poi JP Morgan li comprava. Insomma, non è che Jamie Dimon, con queste dichiarazioni, affermasse qual era la linea, il principio su cui si stava muovendo JP Morgan. Tant'è che oggi scopriamo, la notizia l'abbiamo data come al solito su Cryptonomist, metto il link in descrizione, che JP Morgan sta lavorando ad una sua criptovaluta, la JPM Coin, che in realtà non sarà una vera e propria criptovaluta, sarà una stablecoin, cioè un token che avrà praticamente lo stesso valore del dollaro americano, cioè è una moneta interna, un token interno che servirà a JP Morgan per utilizzi interni, cioè per utilizzi all'interno della propria piattaforma, in particolare per i pagamenti degli internazionali, per le transazioni con i titoli azionari e per i servizi di tesoreria. Quindi, in poche parole, questa sarà non una vera e propria criptovaluta come Bitcoin, quindi che non ha un valore intrinseco, ma un token che sarà una stablecoin con lo stesso valore del dollaro, ancorato al dollaro. Cioè, in poche parole, un JPM coin varrà un dollaro americano. Quindi l'obiettivo non è quello di emettere una criptovaluta che faccia concorrenza a Bitcoin o alle altre criptovalute, ma è quella di usare la tecnologia che sta alla base delle criptovalute per rendere il dollaro americano più facilmente scambiabile all'interno della loro piattaforma. Non dimenticatevi infatti che, sebbene le transazioni in dollaro siano molto veloci, spesso non sono economiche. Avere una propria stablecoin significa poter avere delle transazioni comunque abbastanza veloci, ma soprattutto molto più economiche. Non si sa ancora bene su quale blockchain sarà basata, magari useranno la blockchain di Ethereum, ma la cosa interessante è che questa società di fatto sta utilizzando quella stessa tecnologia che è alla base di Bitcoin. Certo, Ethereum è un po' differente, ma non poi così tanto. Cioè, a livello teorico, la differenza tra Ethereum e Bitcoin non è poi così clamorosa, e la differenza è di tipo tecnico più che teorico. Ma io vorrei aggiungere qualche cosa in più. Molto spesso si tende a credere che il settore delle criptovalute e il settore della finanza tradizionale siano due settori separati in guerra tra di loro, e invece non è affatto vero. Perché? Perché il settore della finanza tradizionale si sta buttando a capofitto nelle criptovalute, sia per investire, quindi per guadagnare, per speculare, sia per sfruttarne la tecnologia. E questo, a mio parere, non è un male, perché afferma finalmente, in modo direi evidente, che queste nuove tecnologie sono adatte anche per il sistema finanziario tradizionale, quindi non solo per i singoli utenti, non solo per il peer-to-peer, da pari a pari, cioè per gli utenti che si scambiano soldi tra di loro, ma anche per utilizzi un po' più complessi come quelli della finanza tradizionale. Cioè, il punto è che siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica in cui è proprio l'innovazione tecnologica a fare la differenza. E di questo se ne stanno accorgendo un po' tutti gli addetti ai lavori. Cioè, chi lavora nel campo finanziario non può non ammettere che questo è un grandissimo salto qualitativo a livello tecnologico.
Questo potrebbe portare a quella che viene definita la tokenizzazione dell'economia, cioè utilizzare queste tecnologie che consentono di emettere, gestire e scambiare token in diversi ambiti dell'economia perché rendono gli scambi molto più facili, molto più economici e anche comunque abbastanza veloci. È probabile che in futuro saranno sempre di più le grosse istituzioni finanziarie che utilizzeranno un loro token, perché gli conviene, lo integrano all'interno delle proprie piattaforme, in modo che gli scambi all'interno della piattaforma siano veloci, ma soprattutto molto economici, ma possono anche utilizzarlo al di fuori della piattaforma, perché nel momento in cui un token è emesso, ad esempio, sulla blockchain di Ethereum, può girare liberamente tra tutti i wallet che supportano i token ERC20. Infatti, non è un caso che pare che anche Facebook stia lavorando ad una propria stablecoin, ma ci sono anche altri nomi che stanno entrando in questo settore, tipo ad esempio Amazon, che da molto tempo si vocifera stia lavorando forse su una propria criptovaluta, oppure Twitter, che ha già detto praticamente che prima o poi si potranno fare dei pagamenti in Bitcoin su Twitter. Non si sa quando, ma probabilmente la cosa sarà effettivamente realizzata. Quindi mi raccomando, distinguete quelle che sono le parole, si dicono tante parole, spesso sono completamente inutili, da quelli che sono i fatti, perché magari la finanza tradizionale a parole forse è costretta a dire no, questa roba nuova non va bene, è tutta una bolla, ma poi alla fine, concretamente, quando vanno anche loro, quando vanno a vedere questa tecnologia, scoprono che è innovativa e non avrebbe senso non usarla. Insomma, tenetevi forte perché ne vedremo ancora delle belle. Un saluto, ciao.